Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, a Belgirate sul Lago Maggiore è la giornata ecologica, si fa pulizia, soprattutto dalle sassuolate che sono rimaste qua e là e della Juve che ha imbarcato acqua. E allora noi dobbiamo riordinare le idee, ritrovare la parola magica, e cioè equilibrio, questo sconosciuto, e per farlo dovete iscrivervi al canale, mettere un bel like al video, commentare e campanellare a seconda di dove voi siate per essere raggiunti e raggiunte dal nuovo contenuto. E allora c'è da fare subito un distinguo. Allora, ovviamente la Juventus male, anzi malissimo, malissimo proprio, a Sassuolo, ma c'è una differenza: c'è la squadra, l'allenatore, i dirigenti, i giocatori, e ci siamo noi, i giornalisti barra anche tifosi, che ci possiamo permettere l'euforia post Lazio e urlare scudo scudo, e ci possiamo permettere la depressione post Sassuolo e urlare dove andiamo se la squadra è così. Diverso è il lavoro che devono operare nel gruppo squadra, quindi giustamente i messaggi sono altri. Ma trova le differenze, allo scopo di questo video, se ci sono ovviamente, perché succedono cose strane. E cioè, dove sta la verità? Abbiamo urlato troppo presto a una Juve in grado di poter competere per lo scudetto, o stiamo adesso urlando troppo presto a una Juve che va fuori dalle 4 e forse non si qualifica neanche all'Europa se becca 4 pere dal Sassuolo? La verità probabilmente sta nel mezzo, nella famosa e solita parola equilibrio. Ora, la Juventus va a Reggio Emilia con Sassuolo, ha una settimana per preparare la partita, ok? Perfetto. Fino a mercoledì tutto bene, tutte belle parole, la Juve può andare a scappare in vetta per una notte, non succede da 3 anni, super Vlahovic, mitico Chiesa, la difesa ritrovata, un centrocampo tutto nuovo su cui poter contare. Mercoledì c'è l'allenamento aperto, l'abbiamo visto, eravamo lì, e allora nell'allenamento aperto si vede esercizi, soprattutto sui tiri, no? Anche degli attaccanti, e quindi se Vlahovic si è esercitato, come fa a magnarsi quel gol lì davanti al portiere, se gli esercizi li ha fatti? Poi si vede intensità, raddoppi, schemi, circolazione del pallone veloce. Come mai allora poi in partita la Juve è lenta, impacciata e macchinosa e non riesce a trovare una trama di gioco degna di questo nome? Si vede la stessa formazione per la prima volta, no? Invece che la 113esima si sono fermati a 112. Stessa formazione, squadra che vince non si cambia, quello che chiedevamo tutti della vita. Oh, abbiamo la formazione titolare. Cosa fa la formazione titolare confermata? Schifio, tra virgolette, per usare un francesismo. E allora, la domanda è, dov'è la posizione vera di questa Juventus? Forse, quando l'allenatore fa le conferenze stampa, non è che lancia un messaggio a noi, in genere la conferenza stampa serve, non solo alla Juve, ma dovunque, per lanciare dei messaggi all'ambiente e ai giocatori della squadra. E allora, se in conferenza stampa dice troppa euforia, ci vuole equilibrio, non bisogna montarsi la testa, e nella conferenza post sconfitta di Sassuolo dice da giovedì, vuol dire che fino a mercoledì abbiamo visto una cosa, che giovedì e venerdì è successo nell'altro. Però se è successo dell'altro bisogna porre rimedio, trovare immediatamente il rimedio. Che differenze ci sono tra Sassuolo 2015-2016 e Sassuolo 2023? Il risultato è negativo, però là avevamo perso solo 1-0, qua 4-2. Là avevamo perso 1-0 e a fine partita arrivò lo sfogo di Buffon, ha parlato Evra, insomma i messaggi alla truppa erano: questa Juve così è indegna, non dobbiamo fare figure da pellegrini, bisogna che subito i giovani si sintonizzino sul DNA Juve, su quello che la Juve rappresenta. E da lì è partita una rincorsa clamorosa. Era un'altra squadra, è ovviamente molto più forte, che però ha portato a uno scudetto insperato, se non impossibile. Alla fine di questa sconfitta qui ci sono, non dico giustificazioni, però comprensioni. Allegri dice, è una partita che capita una volta all'anno, per fortuna, aggiungo io. Danilo dice, siamo una squadra di giovani, dobbiamo imparare da questa sconfitta, farne tesoro e migliorare. E la squadra soprattutto va sotto la curva a scusarsi. Ma questo è un déjà vu, questo lo abbiamo già visto l'anno scorso. E allora non è un inciampo di percorso, è un inciampo di percorso che però segue quelli disastrosi della passata stagione. E allora, a partire da Danilo che è il capitano, che c'era pure l'anno scorso,
se non abbiamo imparato niente dagli errori dell'anno scorso, c'è qualcosa che non va e bisogna porre rimedio al più presto. L'allenatore sbaglia a comunicare il quarto posto perché così dice alla squadra che non sono in grado di vincere lo scudetto? Forse sì dal punto di vista del tifoso, ma probabilmente no dal punto di vista dell'analista, giornalista barra critico di un campionato che analizza la rosa a disposizione della Juve, che sicuramente non è come quelle delle prime tre, probabilmente, però è come quella della possibile quarta piuttosto che quinta e sesta. E allora tu non puoi permetterti di andare a prendere quattro pappine a Sassuolo a quella maniera lì, non puoi perdere a quella maniera lì. La sconfitta contro il Sassuolo per 4-2, perché poi dobbiamo trovare un qualcosa di positivo, perché altrimenti è un disastro, ce l'ha, in fondo al barile ce l'ha. E cioè, è una sconfitta per 4-2, con una Juve impresentabile, lentissima nella manovra, mai sulle seconde palle, alla ricerca di un palleggio da 57-60% di possesso di palla inutile e fine a se stesso e per lo più in orizzontale, con una difesa penetrabilissima e a tratti imbarazzante, e con un attacco che, Chiesa a parte, che si becca infatti 7 in pagella da tutti, Chiesa a parte, non è stato all'altezza delle precedenti partite. E allora dov'è la nota positiva? La nota positiva è che abbiamo preso 4 gol perché li abbiamo regalati tutti noi. Ma non è che li abbiamo regalati tutti, tra l'altro, con un errore, una volta sì col passaggio in uscita, ma gli altri, cioè Szczęsny che si butta il pallone in porta da solo, Szczęsny che respinge un tiro centralmente e glielo lascia lì a Pinamonti, un rigore neanche in movimento, praticamente a porta vuota. Gatti che riceve il pallone da Szczęsny, si gira e lo tira nella sua porta. Cioè, voglio dire, cose così probabilmente, crociamo le dita, speriamo, le abbiamo viste a Reggio Emilia contro Sassuolo e non le vediamo più. E allora, se abbiamo perso questa partita per il 90% per colpa nostra, siamo noi i primi che, mettendoci la testa e non andando a farfalle, dalla prossima in casa con Lecce, che è sopra in classifica rispetto alla Juve, attenzione, già una bella motivazione per superare in classifica Lecce. Guarda un po' te che inizio di campionato. L'ultima differenza, che però non è tale, è la moviola. Attenzione. Perché al 57esimo minuto Berardi fa un fallaccio da rosso sulla tibia di Bremer coi tacchetti. Ebbene, tutte le moviole sono d'accordo a dire che è rosso, però l'arbitro, male che gli vada, prende 5, è un errore e finisce in moviola, non finisce nel titolo dei giornali, perché giustamente ci sono le sassuolate, i 4 gol, le 4 perazze che hai preso. Ci fosse stata un'altra squadra, la partita sarebbe stata condizionata o no da un episodio al 57esimo, quando con 6 minuti di recupero mancano 30, 33, 39 alla fine? Sicuramente sì. La non differenza e quindi la continuità della Juve è che allora rosso Chiellini inesistente a Sassuolo, nessuno si è lamentato dell'arbitro. Oggi rosso non dato a Berardi, nessuno si lamenta dell'arbitro. Quindi voi non lamentatevi, iscrivetevi al canale, like al video, commenti e campanella.